La nissena Maria Rustica, maestra di karate, guadagna la sua 15ª medaglia d'oro in una competizione internazionale. Dopo l'esperienza di quest'estate in Florida, arriva un'altra soddisfazione per lei all'European Karate Championships della World Union of Karate Do Federations, giunto alla 12ª edizione. Sale sul podio infatti due volte, primo posto nella categoria master nel kata e terzo nel kumite. Costantemente si lavora con impegno per poter mantenere sempre il livello tecnico alto e quindi avere delle migliori prestazioni per raggiungere un ottimo risultato. Dopo la Florida, che ho ottenuto il bronzo per il campionato europeo, ovviamente ho ottenuto ancora un miglior risultato ottenendo il primo posto nel kata e il terzo posto nei combattimenti. E con questo mi ritengo abbastanza soddisfatta e da questo punto di vista ancora non mollo per continuare a lavorare e mantenersi per i prossimi eventi che si terranno. Bisogna tenersi sempre in allenamento. Il prossimo obiettivo è prossimo anno, in luglio, e i mondiali che si terranno in Scozia. Ottimo piazzamento anche per la giovane Sara Bunone, che arriva al secondo posto nel kumite per la categoria cadetti, mentre sfiora la finale nel kata. Sono davvero soddisfatta, dopo un duro lavoro sono riuscita ad ottenere quello che era il risultato sperato, ovvero il secondo posto della mia categoria nella specialità del kumite. Come mai ti sei avvicinata a questa disciplina del karate? Cosa ti piace? Grazie a mia zia che mi ha spinto fin da piccola ad appassionarmi a questa disciplina, ormai poco diffusa, diciamo, tra i ragazzi, però grazie a lei sono riuscita ad appassionarmi e con dedizione a dedicarmi a quest'arte. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Cosa ti aspetti dal futuro? Spero di riuscire a seguire le orme di mia zia, nonché la mia maestra, e vedremo i risultati che riuscirò a ottenere nel prossimo campionato in Scozia. A Firenze, dal 3 al 6 novembre, giorno in cui si è svolta la manifestazione sportiva, erano presenti anche altri atleti guidati e preparati dal maestro Michele Nicosia, che sono arrivati in semifinale, e cioè Michele Calabrese e Michele Amico, rispettivamente nelle categorie junior e cadetti. L'emozione è sempre la stessa, anche se riusciamo a controllarla, perché la gara che è stata fatta a Firenze era, diciamo, molto impegnativa, sia per il numero dei partecipanti e anche per il livello alto che chiaramente, perché ognuno che partecipa al campionato ha un solo scopo, presentarsi e vincere. Perciò erano tutti agguerriti e abbastanza impegnativa. Le soddisfazioni sono quelle che noi riusciamo a realizzare ogni volta qualcosa perché anche se è una medaglia d'oro, è sempre una piccola parte di una continua crescita, perciò siamo sempre pronti ad allenarci e cercare di migliorare sempre il nostro livello tecnico. Sono delle belle soddisfazioni, ma c'è tanto, tanto lavoro dietro.